I servizi di informazione elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da Emifri. In base al DMC numero 145 del 203-2006 e alle delibere Agicom 26.08 CIR e 15.04 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Si ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto qualsiasi del proprio telefono per i numeri 895. Tra il numero 1 e il numero 90 la distanza è poca e la gioia è tanta. E poi quel che conta sopra ogni cosa è dipingere insieme una vita in rosa. È la casa dei numeri. Puoi venire anche tu dove il cielo è più blu. Buongiorno, buongiorno a voi care amiche, ma anche cari amici che seguite sempre i nostri appuntamenti, primo appuntamento della giornata, e poi sapete che c'è il pomeriggio alle 14.35 e poi anche la nostra serata di estrazione, la quinta del mese, ma io saluto voi, vi auguro una buona colazione, un buon caffè, tra poco è ora del nostro secondo coffee, il primo l'abbiamo già bevuto, insomma do il buongiorno a Lio, ciao ciao! Altro che primo, Ciao ciao! Arianna, ben Lo so che tu ci dai ritrovata! dentro. Ci do dentro alla mattina. Ben ritrovata, buon giovedì a te in studio, buona giovedì a Marco, soprattutto buon giovedì, buongiorno a tutti voi che state seguendo Casa Lotto sino alle ore 10.30, avrete questa possibilità, perciò oggi siamo in piena giornata d'estrazione e io e Marco vi porteremo veramente il meglio con pochi consigli, migliori in assoluto, poche combinazioni, perciò attenzione perché avrete questa possibilità già partendo da questa diretta, anzi già partendo proprio dai prossimi minuti. Allora attenzione perché sarà semplicissimo avere già la prima informazione, perciò anche tutti coloro che magari possono seguire la prima diretta della giornata per i primi 5-10 minuti, perché poi devono uscire per andare al lavoro, per sbrigare le faccende del giovedì mattina, Casalotto dà a tutti voi la possibilità di avere questa informazione. Informazione importantissima, la più attesa, la più ricercata, informazione del 90, ruota unica, ruota del Lotto di Firenze. Allora, io Arianna vado subito in redazione perché sarà veramente importante avere già le idee chiare per quanto riguarda questa estrazione. Ricordo che sarà la quinta del mese di febbraio e se ci rimarrà anche del tempo, Arianna, nel corso di questa diretta vedremo anche le più belle vincite di queste 5 estrazioni. Andiamo di là, grazie. Anzi, mi correggo, vedremo le vincite se ci sarà tempo di queste 4 estrazioni del mese di febbraio. Ma ora attenzione, massima concentrazione alla ruota del Lotto di Firenze, tutto e solo per Firenze, con la doppia condizione che conferma il 90. Partendo dal numeretto 9, terzo estratto, e voi avete fatto i calcolini per scoprire, per trovare il terno secco. Beh, attenzione, perché se avete fatto i calcoli per scoprire, per calcolarvi il terno secco, valutate quello che avete calcolato, altrimenti l'895-095 vi darà il 90, il terno secco con il 90 dalla condizione base del 9 terzo estratto in più. Sempre alla ruota del Lotto di Firenze la 2268 somma 90 conferma i due ambi secchi, perciò per Firenze abbiamo i due ambi e il terzo
inverno con il 90, ma c'è di più, perché sempre all'895095 e sempre alla ruota del lotto di Firenze un ambo secco, un ambo vertibile che nasce dal primo e dal quinto estratto. E allora attenzione, perché questa è un po' chiamata unica di oggi, con il 90 certo che sia la ruota del lotto di Firenze e l'ambo vertibile di Firenze. Via con le vostre chiamate, 895095, tasto 3. Shook my head, no, was all he said. She's the one.
allora ottima, veramente ottima informazione. Penso che ritornerò ancora in questa diretta sul 90 di Firenze e sul vertibile sempre di Firenze. Comunque qualche linea è ancora a vostra disposizione, è sempre all'895 095, proprio per quest'oggi. Allora attenzione, perché è un'informazione unica, ristretta, soprattutto che coinvolge solo la ruota di Firenze. Arianna, è una super informazione su questa ruota di Firenze. Andiamo a parlare adesso dell'Isola dei Famosi. Vedremo. Già? Sì. Vediamo un po'. Uno via l'altro, eh? Chi saranno, sì, i concorrenti? Quest'anno all'Isola dei Famosi si giocherà in coppia o da soli. Ed Ilary Blasi, dopo aver arruolato Carmen Di Pietro con il figlio Alessandro, Guendalina Tavassi con il fratello Edoardo, ha chiamato anche Lori Del Santo. Col fidanzato Marco, io non so chi sia il fidanzato Marco, ma lo conosceremo. Lori Del Santo e Marco Cuculo, formeranno una delle coppie dell'Isola dei Famosi 2022. Non vi svegliamo in anteprima ed esclusiva questo, noi vi svegliamo in anteprima ed esclusiva questo scoop. Una fonte accreditata ci ha svelato che la famosa showgirl, opinionista TV e veterana del reality show, Lori Del Santo e il suo aitante compagno hanno superato brillantemente i provini e sono nel cast della nuova edizione del reality show di Canale 5, che sarà guidata per il secondo anno da Ilary Blasi. Quest'anno i concorrenti saranno divisi in due schieramenti, i single e le coppie. Lori Del Santo è già stata naufraga della terza edizione, ma ha fatto anche Pechino Express e ha fatto La Fattoria e anche Il Grande Fratello. Tutti li ha fatti, eccolo chi è, sì, ho capito. E anche Il Grande Fratello VIP, una vera veterana. Una cosa che sulla carta comuna le coppie è che tutte hanno almeno un componente che ha già partecipato all'Isola dei Famosi in passato. Non è quindi da escludere l'ipotesi che il cast delle coppie sia composto da ex naufraghi che si sono portati appresso un affetto. Guarda, io tra tutti i reality l'Isola dei Famosi è quella che mi piace di più. E Ilary mi piace, quindi sono curiosa di vedere sia i concorrenti che questa nuova edizione. Sì, beh, anch'io sarò sicuramente curioso, però mi sembra che sono sempre gli stessi personaggi, quindi gira che ti rigira, perché vediamo comunque anche al Grande Fratello che i VIP o sono gli stessi personaggi o è comunque completamente gente sconosciuta. Vedremo appunto come sarà questa Isola dei Famosi, quindi hai anche la data di quando inizia, eccetera eccetera? No, no, sai che non mi sembra di averla letta. Beh, ma no, penso comunque che comunque subito dopo il Grande Fratello inizierà immediatamente dopo qualche giorno. Sì, infatti tra poco lo vedremo, quanti reality uno dopo l'altro, proprio uno dopo l'altro, certo che sì. E allora continuiamo con la nostra diretta, ora andiamo a vedere le vincite dell'ultima estrazione, ovvero di martedì sera, partendo dal 9.60 alla ruota del Lotto di Torino. Beh, dato e confermato, vinto questo ambo, perché vi abbiamo parlato tanto del numeretto 9 che doveva arrivare a diverse ruote, e la ruota del Lotto di Torino col 9.60 ci ha premiato in ambo secco, ma ancora purtroppo senza il 9 Milano. Dalla 9.11.81 ecco che arriva l'ambo nei tre numeri. Ricordo che il 9 era arrivato sabato sera e quindi l'ultimo pezzo del terno ha dato l'ambo proprio l'altro ieri sera, martedì sera. Venezia 14.34, dal Bari Venezia avevamo 14.34 che è arrivato secco e 14.43, quindi il nostro Bari Venezia ha rispettato questo ambo secco. Poi tantissimi ambi a tutte le ruote, partendo dal 9.68 che è anche un segreto, 42.90, ambo secco sempre per tutte le ruote, 14.18, 3.60, 19.60, 13.68. Beh, attenzione, non è andata affatto male. È chiaro che se questi ambi su tutte le ruote fossero stati ambi a ruota, sarebbe stato diverso. Ci dispiace tantissimo per l'ambetto di Lotto Segreto alla ruota di Firenze,
perché ricorderete che avevamo 9-18 e è arrivato 9-19. È chiaro, non lo possiamo contemplare perché noi non suggeriamo il gioco dell'ambetto, però attenzione anche questo, se l'avete sfruttato come ambetto è arrivato. Allora, io ho una possibilità molto interessante, ancora la possibilità di portare il 90 di Firenze dal 9 terzo estratto e dalla 22-68, quindi abbiamo una doppia condizione per il 90 di Firenze. Beh, se conoscete, se sapete la formula del 9 terzo estratto, sviluppatevi il terno secco. Attenzione, perché vi deve venire il terno dei frequenti, quindi zerato fino alle 5,90, e poi la 22-68 conferma i due ambi secchi sempre col 90 e sempre alla ruota dell'8 di Firenze. In più, in questo portale, perciò sempre con questa chiamata, avrete anche l'ambo di Firenze. È un vertibile veramente importante e la ruota dell'8 di Firenze è la ruota migliore per quanto riguarda questo vertibile. Andiamo di là in redazione, grazie. Perfetto, abbiamo ancora l'895095 come portale principale, perché tutti vogliono l'informazione del 90, informazione vera, originale di Lio e di Marco, quindi attenzione perché qua abbiamo unicamente i due ambi secchi e il terno secco con il 90 alla ruota dell'8 di Firenze, quindi è un'informazione minima, compatta e ristretta alla portata di tutti voi, perché è Firenze una ruota, quindi attenzione, non ci sono tre o quattro ruote, bensì solo la ruota dell'8 di Firenze, e sempre per Firenze dalla 19-13 primo e quinto estratto, attenzione perché nasce l'ambo secco, ambo vertibile, il super atteso. E allora valutiamo attentamente l'895095, perché la protagonista sarà Firenze, non solo con il 90 ma anche con l'ambo vertibile.
Rodriguez, vediamo un po' la sua storia amorosa e parla un po' di lei. Mercoledì 9 febbraio ha debuttato su Italia 1 al timone delle Iene accanto a Teo Mamuccari. Non ha problemi ad ammetterlo, la showgirl 37enne conferma il riavvicinamento con l'ex marito Stefano De Martino. Quella reunion, la seconda, tanto chiacchierata sui rotocalchi rosa, perché è arrivata subito dopo l'addio con Antonino Spinalbese, il padre della secondogenita. Luna Marie, 6 mesi, è arricchita da paparazzate che la sorprendono insieme al conduttore 32enne nel cuore della notte. Quel ritorno di fiamma che incendia i cuori dei più romantici, gli amanti dell'happy end. Al Corriere della Sera, la Rodriguez, quando le si domanda di De Martino, replica che con Stefano ci rivediamo non è una novità. Belen è abbastanza schietta nel suo essere interlocutoria quando si tratta di Stefano. Non mi va di raccontarmi in questa fase, eccoli, intanto belle le foto che stiamo vedendo. Mi sto occupando di me, dice, me lo dovevo, che con Stefano ci rivediamo, non è appunto una novità, ma noi donne non abbiamo bisogno per forza di avere un uomo per essere complete. Prima pensavo che senza un compagno la mia vita non fosse così completa, non è così. Ora vivo sola con i miei figli, Serena, spiega al Quotidiano. In questo momento della sua vita vuole pensare soprattutto a lei, si sente una iena, tra virgolette, perché è adatto proprio allo show che sta conducendo. Nella vita privata io sono diventata, per le bastonate che ho preso, oggi invece mi metto al primo posto. Troppe volte mi sono messa in secondo piano, a disposizione dell'amore, ora ho capito che quando diamo la priorità a noi stessi tutto gira meglio. Nella vita professionale invece iena lo sono sempre stata, impossibile stare a galla per 17 anni tra alti e bassi se non lotti con tutte le tue forze. Beh, io sono contenta che siamo tornati insieme perché lui mi piace tantissimo e poi dai, li vedevo molto bene insieme. C'è stata la seconda relazione con tanto di Luna Marie, bellissima bambina, che è già finita però. Purtroppo la sì, bimba, è durata, 6 mesi. È durata poco, veramente pochissimo. Poco questa ultima relazione. E beh, anche io li vedo molto bene, Stefano e Belen. Di conseguenza, speriamo che comunque vada veramente tutto bene. Tra le altre cose, anche lei aveva partecipato all'Isola dei Famosi, certo, come concorrente all'inizio. Forse, è vero, quindi sì. Forse un 15 che ha litigato anni fa con qualcuno, insomma, poi sì, me la ricordo. Ecco, mitica, certo. La litigata di Antonella Elia da Jespica quando si presero per i capelli. Era Jespica, è vero che sì, è vero. Eh sì, tra tutte poi si confondere, è vero, sì, è stata lì era stata proprio una bellissima litigata. Ricordandoli, vediamo quest'anno, se vediamo, succedono appunto queste altre cose, magari Lori del Santo ci regalerà delle emozioni. Beh, ma Lori secondo me è un po' pazzerella, però su questo aspetto è abbastanza quieta, è abbastanza tranquilla. Beh, ci vorrebbe qualche concorrente più peperina, tipo un'Antonella Elia, sì, una Jespica, una Caldonazzo, sì, quelle peperine che comunque appunto non hanno peli, sì, sulla lingua e passano subito a delle azioni anche molto forti. Una Simona Ventura. Una Simona Ventura, ci vorrebbe anche una Simona Ventura, certo. Anche la conduzione, sì, sarebbe conduzione, bello rivederla. Certo, assolutamente sì. Sì, è vero. Bene. Bene, caro Lio, abbiamo ancora del tempo, quindi dici tu di cosa parleremo? Beh, adesso dobbiamo valutare e attenzionare il numeretto 9 importantissimo, perché non ci basta l'arrivo anche del numeretto 9 su due ruote, alla ruota di Torino e alla ruota di Firenze. Martedì, sabato era arrivato alla ruota di Milano e poi ancora il numeretto 9 era arrivato col 90 martedì scorso alla ruota ancora di Milano. Attenzione, perché non ci basta numeretto 9 che deve toccare ancora tante ruote. C'è un terno secco, solo un terno di tre numeri, il migliore in assoluto, perciò attenzione, sarà da attenzionare molto bene sempre in ambo e interno. E poi in questo portale abbiamo, nella continuità dell'88 e 89, un solo abbinamento
attenzione perché sarà un numeretto importantissimo che andrà bene sia con l'88 ma anche con l'89. In soldoni avremo semplicemente unicamente due terni secchi, perché l'abbinamento dell'88-89 si può tranquillamente valutare in ambo terno secco, e il terno secco col 9 sarà già un terno di tre numeri. Vado in redazione per passarvi questa piccola ma grande informazione. Andiamo di là, grazie. Bene, e allora pronti, prontissimi per l'estrazione di quest'oggi, siamo in piena giornata d'estrazione, e allora attenzione perché abbiamo il ritorno dell'88-89 nella sua continuità assoluta, un solo abbinamento, perciò se amate l'ambo secco 88 con questo abbinamento e 89 con questo abbinamento diventeranno due ambi secchi, altrimenti si può valutare ambo terno secco, ma attenzione perché l'informazione principale sarà il terno col numeretto 9, un terno secco. E allora ascoltate ora per stasera l'89 22 77 tasto 3. Scimmia. C'è l'emittenza, c'è la partenza, porta pazienza, la sigla è pronta, sai, metti il cartello, dai, è nostra, yeah. È nostra, yeah. È nostra oramai, siamo in onda belli, volo come gli uccelli, yeah. È nostra, è nostra, è nostra oramai, e c'è l'emittenza.
Rientrati in studio, rubrichetta Amici Animali. Per molte persone andare in ospedale, una notizia carina, può significare sentirsi a disagio, rattristati dalla malattia e dall'attesa che le cure facciano il loro dovere. Ma non è così nell'Axam General Hospital, in una contea del nord-est dell'Inghilterra, ai confini con la Scozia, già perché lì ad allietare le giornate dei pazienti e dei parenti ci pensa una piccola palla di pelo color zenzero di nome Young. Eccolo! Il gatto di 12 anni che vive a 10 minuti a piedi dall'ospedale, nel corso del tempo ha tenuto compagnia a centinaia di pazienti, permettendo loro di coccolarlo e rimanendo ad ascoltare i loro racconti. Ora quel suo essere così socievole potrebbe essere premiato. Young infatti potrebbe essere il primo gatto a ricevere il PDSA Order of Merit Award, l'equivalente animale del Officer of Order the British Empire, l'efficienza britannica chiamata ufficiale dell'ordine dell'impero britannico. Il Mitch è stato la mascotte ufficiale dell'ospedale per 4 anni e la sua presenza ha calmato tutti, dai bambini malati ai genitori nervosi, al personale oberato di lavoro. Quando le persone entrano o escono, lui sta sempre a guardare, ma se le vede sedute corre verso di loro, mette le zampe anteriori sulle loro gambe e le guarda come per dire sono qui, vuoi parlare? Pure carino, pure è bello carino, questo gatto, una croce rossina. Sì, molto molto tenero, 12 anni poi, Caspita. Quindi bello saggio. Infatti, beh, una cosa tra virgolette un po' anomala, però sicuramente fa molto molto piacere, molto anche carina. Perché quando si sa bene che quando si va in questi posti se si riesce a distogliere un attimino la testa, la mente con un qualcosa di diverso, il tempo passa più velocemente, sì. E di conseguenza il sorriso ritorna più facilmente. Sì, sì, poi avere a che fare con gli animali è sempre bello. Sì, sempre bello, scalda il cuore. Ultima possibilità di andare di la redazione, dico yes, bene? Yes, certo che sì, allora corro perché ci aspetta un fantastico 9,90 con Lambo Universale, soprattutto ci aspetta il portale che amate tanto perché costa quanto un caffè. Andiamo di là, grazie. Soluzione migliore per l'estrazione di quest'oggi, di questo giovedì 10 febbraio, ci viene incontro il portale che costa quanto un caffè, 89,22,88, poco più di un euro, da rete fissa dai cellulari. E allora attenzione signori, perché in questa chiamata voi avrete la formula esclusiva del Lambo Universale per il 9,90, attenzione perché questo Ambo è un frequentissimo con il 90 e già nel passato avevamo vinto un terno secco con questo abbinamento e svariati ambi. Attenzione perché questa ruota ci promette non solo il 9,90 ma anche questo ambo universale, e allora fatelo vostro proprio per quest'oggi tramite l'89 22 88, ripeto 89 22 88, tasto 3, importantissima informazione proprio per quest'oggi. Down the ground, okay.
mission. Heart is just our nation. Waiting for the land of hope and dreams. Playing for freedom. Dancing on the green grass. Breaking every mask. Freedom is just nearer than it seems. Black Panther. Yeah. Salutiamo, vi diciamo appuntamento 14:30. Saremo sempre qui, sempre noi per prepararci all'estrazione di questa sera. Buon proseguimento di mattina, le continuate a chiamare, linee rimangono aperte. Un bacione da parte mia e ciao Leo. Ciao Arianna, grazie a te in studio, grazie a Marco, grazie a tutti voi per aver seguito questa prima diretta di questo giovedì. La possibilità è sempre quella di ascoltare i nostri portali super aggiornati per arrivare preparati anche a questa nuova estrazione. Allora, prossimo appuntamento alle ore 14:35. Sarà proprio l'ultima diretta prima dell'estrazione, perciò non mancate perché noi ci saremo. E poi ore 20 diretta estrazionale, diretta del giovedì sera. Buona giornata, buona continuazione. Ciao a tutti, un bacione.